Applausi a scena aperta hanno consacrato il successo dello spettacolo I Duce Delinquente con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia, tratto dal saggio Mussolini I Capobanda, perché dovremmo vergognarci del fascismo. Lo spettacolo a due voci, unica tappa umbra, sul palco con Cazzullo, anche Ovadia, attore, cantante, scrittore di straordinaria versatilità e impegno. Entrambi accompagnati dalle musiche della violoncellista e cantante Giovanna Famulari, e attualmente in tournée nei teatri di tutta Italia. L'appuntamento è stato patrocinato dal comune di Fernate, sostenuto da ANPI di Città di Castello e da SPI CGIL Altotevere, con il sostegno anche di altri soggetti privati. No, assolutamente straordinario, sono molto grato alla comunità di Fernata per questo invito. Moni Ovadia ed io siamo molto diversi, abbiamo delle politiche diverse, siamo entrambi antifascisti, lui è un attore, un grande uomo di teatro, io non lo sono, io sono un giornalista, uno scrittore, cerco a teatro di raccontare delle storie e poi Moni legge i brani di Mussolini e delle sue vittime, di Velia Matteotti, la vedova di Giacomo Matteotti, di Ada Gobetti, la vedova di Piero Gobetti, e canta le canzoni del regime, Faccetta Nera, Giovinezza, canta le canzoni dell'epoca, Non dimenticare le mie parole, Abajur, Parlami d'amore Mariù, canta Lili Marlene in tedesco, canta in Yiddish, canta in greco, e si piange e si ride. Quindi credo che sia, insomma, per me è un'esperienza meravigliosa. Ovadia, poliedrico e straordinario uomo di teatro, attivista di diritti civili e sociali, applaudita alla maratona sul palcoscenico fra narrazioni, canzoni, interpretazioni, anche mimiche che hanno incantato il pubblico presente. Beh, raccontare Mussolini a teatro con le parole di Aldo Cazzullo è un vero sballo, perché Aldo Cazzullo scrive in maniera straordinaria, ma anche per questa ragione. Io sono, anche me ne va, mi vanto di essere un estremista, un estremista con senso dell'umorismo, perché questo paese l'hanno governato sempre i moderati, guardate come siamo ridotti. Se io avessi scritto una cosa, mi avrebbero liquidato il solito comunista, Aldo no. Aldo è vice editore del Corriere della Sera, è uno straordinario editorialista del Corriere e quindi no. Però è antifascista fino al midollo. Perché Aldo propone questo e la parola democrazia, le parole democrazia e libertà hanno un sinonimo in Italia, antifascismo. In prima fila massima autorità dei comuni, insieme ai parlamentari Anna Ascani, vicepresidente della Camera, Walter Verini, la presidente di ANPI di Città di Castello, Anna Pacciarini, la segretaria dello SPI CGIL Altotevere, Patrizia Venturini. Prima dello spettacolo, Cazzullo e Ovadia, con la musicista Famulari, accompagnati dal sindaco Luca Secondi, dall'assessore alla cultura Michela Botteghi e dal senatore Verini, hanno visitato i musei Burri negli ex seccatoi e Palazzo Albizzini, guidati dal presidente della Fondazione Bruno Corà e dall'architetto Tiziano Sartanesi, rimanendo particolarmente colpiti dai luoghi e dalla bellezza delle opere del maestro Burri.